Vabbè, non mi ricordo la canzone della famiglia Adams. Comunque, ciao, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questo tutorial. Spero che abbiate capito che è appunto ispirato da Zio Fester. Niente, il primo tutorial di Halloween che quest'anno realizzo su me stessa, dopo quello della Sirenetta realizzato sulla mia amica. Io spero vi piaccia, che vi farà divertire. Come sempre, se vi piace, mettete pollice all'insù e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ci vediamo presto, un bacio, ciao! Vi ho già fatto vedere nel video precedente in modo dettagliato come diventare calvi, ma qui vi propongo una versione accelerata. Ho preso una sezione quadrata dietro la mia testa, l'ho arrotolata intorno alle dita e l'ho fermata con delle forcine. Ho diviso la parte anteriore in due sezioni, l'ho arrotolata intorno alla testa e fermato l'estremità in fronte con delle forcine. Ho messo questa mezza calza sulla fronte che va applicata sotto le parrucche e ho eliminato le forcine mettendo le dita al di sotto. Vado a massaggiare i capelli per rendere il tutto più uniforme e blocco la parte dietro della calza con delle forcine. Applico la cuffia al di sopra della mezza calza e vado a tirarla per bene. Adesso sto incollando la cuffia con dell'adesivo ProSeid utilizzato in effetti speciali. Aspetto che diventi trasparente e ci vado a incollare la cuffia. Passo alla parte laterale dove troviamo le orecchie. Vado ad incollare la cuffia, poi effettuo un buco con le forbici e faccio uscire le orecchie. La parte che è rimasta non incollata, andiamo ad incollarla con la stessa colla, ProSeid. Facciamo fuoriuscire le orecchie. E andiamo a tirare la parte di dietro della cuffia, facendola ben aderire alla testa. Su un'altra persona sarebbe stata incollata, visto che io sono da sola ed è molto difficile vedermi dietro, la lascio così e la vado a legare con un mollettone. Adesso vado a coprire le estremità e i bordi con del lattice liquido che sto utilizzando su una spugnetta e lo vado ad applicare lungo tutto il perimetro della cuffia. Passiamo a colorarla e sto applicando dei colori della palette Krayolan Supra, che sono dei colori in crema. Ho preso un color simile al mio color di pelle e adesso vado ad applicare anche del fondotinta liquido. Sarebbe stato ottimale utilizzare dei pan stick per colorare la cuffia. Io però non li ho in questo momento e quindi sto utilizzando dei colori in crema. Voi potete fare lo stesso. Per dare un effetto più tridimensionale utilizziamo più di un colore, quindi dopo aver applicato il colore chiaro ho applicato il rosso e di nuovo il fondotinta. Adesso passo al viso e vado ad applicare un colore in crema bianco. Sto usando un pennello della La Mascara Blush Up e vado a ricoprire l'intero viso e le orecchie e il collo di questo color bianco, perché Zio Fester era alquanto pallido. Per chi se lo stesse chiedendo, la cuffia per diventare calvi è stata comprata da me sul sito eBay, potete trovarla anche su Amazon. Io ho digitato le parole Bald Cap in inglese, che purtroppo non so come si traduce in italiano. Adesso vado ad applicare il fondotinta della La Mascara Skin Base nel colore più chiaro e lo vado a mischiare con la base bianca che ho fatto in precedenza, perché per quanto Zio Fester fosse bianco non era comunque un fantasma. Quindi vado a fare un mix di questi due colori. Una volta finito di applicare il prodotto sul viso, andiamo a fissare il tutto con della cipria trasparente. Io sto usando la Neutral Set della Ben Nye. Adesso andiamo a colorare e prendo dalla mia palette di ombretti MAC questo bellissimo color vino che si chiama Deep Damson. È un ombretto opaco che rientra tra i miei preferiti ultimamente, ho usato un sacco di trucchi ed è perfetto per ricreare un effetto scavato come appunto quello di Zio Fester. Su un pennello soffice ho prelevato il prodotto dalla palette e lo sto applicando in modo circolare. Adesso lo vado a mischiare con del nero, sempre opaco, in modo da rendere il tutto più scuro. Quindi continuo a sfumare il colore avanti e indietro, lungo tutto l'incavo dell'occhio. Intensificato il tutto con il nero, riprendo il Deep Damson di MAC e lo ripasso su tutto l'occhio. Andiamo ad eseguire lo stesso procedimento sull'altro occhio.
Quindi partiamo sempre dal Deep Damson su un pennello soffice da sfumatura e andiamo ad applicare il nero e infine di nuovo il Deep Damson. Vado a ripulire i bordi con il pennello che ho usato in precedenza perché gli occhi di Zio Fester sono abbastanza non piccoli, ma più piccoli di quelli che ho realizzato io. Quindi guardando la foto ho visto che erano più piccoli e sono andata a rimpicciolirli. Sempre con l'ombretto della MAC Deep Damson sto andando a creare delle linee che riproducono le linee che aveva Zio Fester sul viso. Quindi ho creato queste linee in mezzo alla fronte, sto creando delle linee anche ai lati degli occhi e andiamo ad evidenziare le occhiaie. Quindi tracciamo prima la linea con l'ombretto e poi andiamo a sfumare con un pennellino più morbido la sfumatura. Passo un po' di questo ombretto anche sulle labbra, leggermente. E adesso passiamo alle righe sulla fronte. Io sto seguendo una foto di Zio Fester e quindi vado a riprodurre le stesse linee che vedo in foto. E sono delle linee ai lati, al di sopra degli occhi, separate. Poi ci sono tre linee parallele al di sopra della fronte. Ricordate di non fare mai delle linee diritte perché altrimenti avrete un effetto fake, finto. Perché anche se guardate il nostro viso, appunto le linee non sono mai regolari e mai precisamente diritte. Quindi applico sempre l'ombretto con un pennello rigido e vado a sfumare con un pennello da sfumatura. Vorrei solo ricordarvi che se vedete la cuffia alzata dietro è perché non mi è stato possibile da sola incollarla dietro al collo, ma ovviamente questo lavoro fatto su un'altra persona risulterebbe molto diverso in quanto la cuffia sarebbe ben tesa e incollata dietro al collo. Vado a riprodurre il neo che ha Zio Fester sul lato destro del viso sotto l'occhio, sempre con lo stesso ombretto utilizzato fino ad ora. Adesso vado a realizzare le linee ai lati delle labbra di Zio Fester e provate a muovere il viso in modo da rintracciare la vostra vera linea al lato delle labbra e andate a ricalcarla con l'ombretto utilizzato fino ad ora. Andate sempre a sfumare il tutto con il pennello da sfumatura utilizzato fino ad ora e scurite come più vi piace. Vado ad evidenziare anche il mento tracciando un semicerchio al di sotto e sfumandolo. Passiamo di nuovo alla fronte e Zio Fester ha queste due linee ai lati della fronte che vanno verso l'alto. Vado a tracciare delle linee ai lati del viso, seguendo sempre la foto di Zio Fester che sarà stato un po' più vecchiotto di me e quindi cerchiamo di riprodurre questo effetto con il trucco. Vado a fare un po' di contouring con lo stesso ombretto utilizzato fino ad ora sulla parte alta delle guance e sotto la mascella per dare appunto più tridimensionalità e definire un po' il viso, non lasciarlo troppo piatto. Questo è il risultato finale, mi sono esercitata a fare le espressioni di Zio Fester che risulta sempre con queste espressioni un po' idiote. Dietro le orecchie per farle un po' a sventola potete utilizzare della plastilina, e questo è l'effetto finale. E ragazzi, io spero che vi siate divertiti guardando questo tutorial, spero che il trucco vi sia piaciuto e di ispirazione per Halloween. Se è così, non dimenticate di mettere i pollicelli in su, e commentate, condividete il video per far girare il mio lavoro e ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacio, grazie per aver guardato.